La Cina è molto, molto cambiata in questi anni, sono più di 30 anni che vado in Cina e ho visto tanti cambiamenti. Sull'ambiente in particolare ho visto tanta attenzione e poi ho registrato negli ultimi anni una grossa sensibilità nella popolazione. I giovani soprattutto sono molto, molto sensibili alle questioni ambientali. Quando i cinesi parlano di sostenibilità, parlano di sostenibilità a tutto tondo, no? Quindi non parlano solo di auto elettriche, fatemi dire, ma insomma, parlano di sostenibilità anche sociale, sostenibilità economica. Il discorso sull'ambiente è venuto fuori ufficialmente nel 2012, quando durante il 18° congresso del partito, il presidente Hu Jintao parlava di civiltà ecologica. Civiltà ecologica, però, attenzione, che cosa si intende per civiltà ecologica? Si intende una civiltà basata sull'uomo, che metta l'uomo al centro, ma l'uomo è al centro anche dell'ambiente, quindi sostenibilità ambientale, sostenibilità sociale e sostenibilità anche economica. La Cina fa questi investimenti possenti per due motivi. Innanzitutto la necessità di convertire anche l'economia. Da molto tempo ormai l'economia cinese non è più solo ed esclusivamente economia basata sul manifatturiero, ma soprattutto basata sugli investimenti nel campo dell'industria e nel campo anche delle scienze e dell'innovazione scientifica. La Cina ha preso molto sul serio gli obiettivi di sviluppo del millennio delle Nazioni Unite e ha bisogno e vuole essere un po' capofila su questo discorso dell'ambiente e lo stanno facendo anche attraverso questi progetti. Per esempio, il progetto della Great Bay Area, perché è importante? È importante perché mette insieme tre capacità importanti che ha la Cina: il manifatturiero, sicuramente, che ancora c'è, resiste, anche se stanno convergendo verso altri obiettivi, gli investimenti stranieri, nel caso specifico capitanati da Hong Kong, perché Hong Kong è una grossa, diciamo, è un grosso polo di attrazione di investimenti stranieri, e poi l'innovazione tecnologica. Shenzhen e Guangzhou, cioè l'antica Canton, sono pionieri nell'innovazione, città pioniere nell'innovazione tecnologica e sono molto avanti dal punto di vista anche scientifico, grandi investimenti, grande innovazione tecnologica. Tant'è che ovviamente la Cina investe molto anche sull'innovazione tecnologica agganciata al discorso della sostenibilità ambientale. La Great Bay Area è come se guidasse un po' tutta la transizione ecologica e le politiche di transizione ecologica del paese. Noi parliamo di un'area in cui si sta investendo moltissimo sui parchi tecnologici, sulle rinnovabili, eolico, solare, elettrico. Insomma, la Cina della transizione ecologica non è solo auto elettriche. Come hanno raggiunto gli obiettivi che si erano proposti 40 anni fa, raggiungeranno anche questi. Loro hanno come obiettivo il 2035, ma hanno pianificato le cose fino al 2050. Vediamo che cosa succede.